Leonida Edizioni, Agenda 2022. Leonida Edizioni, Agenda 2022. Mi è stata recapitata per posta l'Agenda 2022 a cura della casa editrice Leonida Edizioni. Ecco qua. Ora questa agenda mi terrà compagnia per tutto il 2022. Ma c'è un fatto. C'è un fatto. Un'agenda ha un costo. Questa agenda ha un costo perché la casa editrice Leonida Edizioni non l'ha mica fatta stampare solo per Serafino Massoni. Saranno state fatte stampare diverse centinaia di copie, se non migliaia di copie di questa agenda. Vedete, questo è l'indirizzo della casa editrice Leonida Edizioni, vedete? Ed è la mia casa editrice, Leonida Edizioni, vedete qua. Vedete, cari amici. Allora mi sono detto, appena io ho aperto la busta, perché mi è arrivata con una posta celere, mi è arrivata questa agenda, mi sono detto. Stato un gentile pensiero dell'editore Domenico Polito è l'editore della casa editrice Leonida Edizioni ed io per la casa editrice Leonida Edizioni ho già pubblicato due opere, la celeberrima opera La stirpe del serpente e questo celeberrimo romanzo storico, Il marinaio delle Antille, vedete, ambientato ai tempi del Terzo Reich, il Reich che doveva essere il Reich millenario. Vedete qua la stella di David, la croce uncinata, sì, sarebbe stato un Reich millenario, se il Führer non si fosse messo contro la stella di David, perché non ci si mette mai contro la stella di David, mai, mai e mai, va bene, l'ho già spiegato tante volte. Dove l'ho spiegato? Ma l'ho spiegato sul web, perché io, Serafino Massoni, opero sulle grandi piattaforme mondiali Dailymotion e YouTube, e su YouTube ho circa 11 milioni di visualizzazioni. In tanti video ho già spiegato che non ci si mette mai, 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 mai contro la stella di David, a parte il fatto che stella di David vuol dire ebrei, ma... Anche Gesù era un ebreo, sia chiaro, anche Gesù era un ebreo. La gente se lo dimentica sempre che Gesù era un ebreo. E chi è Gesù? Gesù è il fondatore del cristianesimo. Anche Educe si era dimenticato che Gesù era un ebreo e varò le leggi razziali nel 1938 perché volle copiare, volle imitare il Führer del Terzo Reich. E insomma, questo romanzo è ambientato nel Terzo Reich. E qua se ne vedono delle belle, sino alla notte dei lunghi coltelli. Allora mi sono detto, beh, questa agenda è un'agenda pregiata, ha un costo. Di certo l'editore della casa editrice Leonida Edizioni ci avrà messo alcune pagine, all'interno ci sarà qualche pagina con un catalogo più o meno sommario, magari un catalogo con le opere pubblicate da Leonida Editore, le opere magari più vendute o più apprezzate dalla critica e via di seguito. E no, l'ho sfogliata tutta l'agenda e non c'è nessun riferimento al catalogo della casa editrice Leonida Editore. E mi sono detto, accidenti, ma questo è un editore troppo onesto. Troppo onesto. Queste sono le mie considerazioni. Perché ripeto, questa agenda c'ha un costo, eh. È bella pesante. Questa te la puoi tenere nella borsa per tutto l'anno, eh. Non c'è un solo riferimento al catalogo, ai libri stampati da casa editrice Leonida, il cui nome oggi come oggi è Leonida Edizioni, e Leonida Edizioni sino
qualche tempo fa portava i suoi libri nelle librerie online, cioè tu le compravi online le opere di Leonida Editore, Leonida Edizioni, online, stando comodamente a casa tua. Adesso dal 1 gennaio 2022 i libri non so, della casa editrice Leonida Edizioni non solo vengono venduti online e tu li puoi comodamente comprare da casa tua facendo un clic, ma li trovi pure nelle librerie, perché per quello che io so, ora la casa editrice Leonida Edizioni, dal 1 gennaio 2022, verrà portata pure nelle librerie da un'azienda di distribuzione libraria. E ho detto: accidenti, qua, quanto è onesto questo editore, quanto è onesto questo editore che in questo catalogo della casa editrice Leonida Edizioni non c'è neanche una riga relativamente alle pubblicazioni della casa editrice Leonida Edizioni. Va bene, cari amici, io qua mi fermo, va bene? Auguro all'editore Domenico Polito, alla redattrice Francesca Tuccio, che fece l'editing della mia precedente opera La stirpe del serpente, auguro a Irene Piras, che ha fatto l'editing a questo mio romanzo storico. Questa è la quarta di copertina, scritta da Irene Piras. Insomma, a tutti coloro che operano dentro la casa editrice Leonida Edizioni, faccio tanti auguri per un ottimo anno 2022, specialmente cercando di procurarsi una copia del Marinaio dell'Antille. Ok, cari amici, per cui a tutti voi tanti cari saluti dal Marinaio delle Antille, che è approdato nelle librerie.